Abbonati e vedrai video senza pubblicità. Buona visione. Nel regno animale sono molto frequenti le asimmetrie, nel senso che fra gli individui di una determinata specie una forma di lateralità, per esempio il destrismo, prevale largamente sulla forma inversa. Per quanto riguarda il corpo umano, sappiamo che le due metà, destra e sinistra, non sono simmetriche funzionalmente e neppure nella forma. Vi è quasi sempre una preferenza per una delle due mani, una delle due gambe, una dei due occhi. L'insieme di tutte queste prevalenze in un lato si indica con il termine lateralità. Per esempio, si può riconoscere il destrismo o il mancinismo degli arti inferiori dal modo con cui una persona inforca una bicicletta, gioca al pallone, balza a terra, e quello oculare dal fatto che, pur vedendo ugualmente bene con entrambi gli occhi, nella maggioranza dei casi si preferisce ricorrere al destro in determinate occasioni come la mira o l'osservazione ad un microscopio. Nei tre quarti degli uomini il braccio destro è più lungo del braccio sinistro. La colonna vertebrale è incurvata verso destra. Le masse muscolari e ossee sono più sviluppate nella metà destra. Anche nel viso le due metà differiscono per configurazione e grado di sviluppo, e si è sostenuto che le esperienze raccolte nel corso della vita si imprimono più intensamente nella metà destra del viso che nella sinistra. Ma l'interesse del medico, dello psicologo e anche del profano in tema di lateralità è prevalentemente rivolto al mancinismo, che di tutti questi fenomeni è il più importante. Si può definire mancino colui che ricorre prevalentemente alla mano sinistra per compiere tutte le operazioni che richiedono particolare forza e abilità. E destrimano colui che usa invece chiaramente la mano destra. Esistono però anche casi di ambidestrismo. I bambini piccoli, del resto, sono ambidestri, cioè non manifestano alcuna predilezione per una mano, e non si è ancora potuto stabilire con precisione a quale età compare la simmetria del destrismo o del mancinismo. È certo che l'attività motoria del mancino presenta un evidente contrasto col destrismo della grande maggioranza delle persone che lo circondano. La nostra civiltà e quindi la nostra educazione sono fondate sui destrimani. E pertanto il mancino è sovente costretto a subire un processo di adattamento, la cui entità è talora così spiccata che molte volte l'interessato ignora la propria natura di mancino ed eseguisce con la destra perfino attività squisitamente unimanuali come lo scrivere. Ne deriva che soltanto i mancini più spinti sono riconoscibili immediatamente con facilità. In base alle più recenti statistiche dell'epoca, si può calcolare che dal 5 al 10% la frequenza del mancinismo è presente. 5-10%. Non credo sia cambiata molto. Forse sì, perché la cultura attualmente è meno ferrea su questo. Pare inoltre che essa sia nell'uomo doppia rispetto alla donna.
Non c'è dubbio che l'ereditarietà costituisce il più importante fattore causale del mancinismo. Quando soltanto un genitore è mancino, vi è una probabilità su 5 che nasca un figlio mancino. Quando lo sono entrambi i genitori, una probabilità su 2. Se invece i genitori sono entrambi destrimani, il meccanismo del mancinismo compare nella discendenza con la frequenza appena del 2%. Un punto molto interessante è quello della asserita inferiorità dei mancini. Si può far risalire la teoria dell'inferiorità al Lombroso, il quale, avendo trovato che la percentuale dei mancini è più elevata nei criminali, fu indotto ad attribuire al mancinismo il significato di un fenomeno degenerativo. Ma si vide poi che queste ed altre osservazioni analoghe erano difettosamente impostate e ne conseguivano quindi giudizi errati. È lecito parlare di inferiorità dei mancini soltanto nel senso di inferiorità numerica, non di inferiorità di singoli individui. Del resto, i mancini possono vantare la compagnia di grandi uomini. Il più celebre è Leonardo, il quale disegnava con la sinistra, come risulta dall'esame dei suoi disegni, e anche dal fatto che negli apparecchi e nelle macchine disegnati le manovelle sono spesso disposte in modo da poter essere manovrate soltanto da un mancino. A ciò si aggiunga la ben nota scrittura specchio, quasi sempre usata nei numerosi appunti. Mancini, o tendenzialmente tali, furono anche Michelangelo e Schumann. Non si vede perciò per quale ragione si dovrebbe forzare un mancino a diventare destrimano. Il destrismo è caratterizzato da una prevalenza funzionale della zona motrice dell'emisfero sinistro del cervello. Il mancinismo dà una prevalenza dell'emisfero destro. Le fibre nervose che dalla zona motrice della corteccia cerebrale si dirigono verso gli arti, a questo punto si incrociano e vanno alla metà opposta del corpo. Trasformare mediante l'educazione un individuo originariamente mancino in destrimano non significa dunque semplicemente abituarlo a cambiare mano, ma significa trasferire la predominanza dalla metà destra alla sinistra del cervello. E questo periodo di transizione può essere particolarmente dannoso per un bambino. In particolare, accade sovente di vedere manifestarsi la balbuzie nei mancini contrariati, ossia che sono forzati a diventare destrimani, il che si spiega col fatto che anche il centro cerebrale del linguaggio è situato nella metà predominante del cervello, ovvero a destra nei mancini e a sinistra nei destrimani. Per conseguenza, oggi prevale l'opinione di lasciare il bambino alla sua inclinazione e di non costringerlo ad usare la mano destra, neppure per scrivere. Se proprio si vuole educare la mano destra, bisognerà adottare alcune precauzioni, astenendosi da qualsiasi atteggiamento traumatizzante della psiche, in modo da non provocare disturbi come balbuzie, tic ed altri fenomeni nervosi.